Michele Ladissa, che è segretario del Movimento Duo Siciliano e segretario in pectore del costituendo del nascente partito meridionalista. Questa assemblea precostituente del partito meridionalista è certamente la pietra miliare, come se oggi stessimo mettendo davvero la prima pietra per la costruzione di un palazzo, di un grattacielo, ci si augura, che deve appunto elevare alla dignità che merita il nostro meridione. Un incontro in cui si uniscono le forze e, come dire, si traccia un programma, un piano. Bene, sì, mi pare che i tempi siano molto maturi per la realizzazione di un partito meridionalista che intanto non è collocato in nessun'area politica, né sinistra né destra. A noi interessa il territorio e il suo popolo, e quindi per territorio intendiamo quello meridionale, quello dei confini preunitali del 1860, quindi dall'Abruzzo alla Sicilia. Ora, detto questo, è innegabile che la condizione di tutto il sud e dei suoi abitanti è quella che è, un'emigrazione incessante dal 1860 ad oggi. Tutte le politiche del governo italiano sono fallite sino ad oggi, quindi di conseguenza è chiaro che deve nascere una grande forza politica nella quale tutti i meridionali si devono riconoscere, e non solo quelli che abitano e risiedono nel sud, ma quelli che risiedono ovunque nel mondo, dall'Australia all'America Latina e all'America del Nord. Ecco, significativa è la partecipazione di quest'oggi, è davvero bello vedere varie anime del nostro sud, la Sicilia e quant'altro, la Campania, il Lazio, la Basilicata, è una grande partecipazione popolare, la sala è piena, stracolma. Beh, noi ne siamo felici, purtroppo si può anche fare molto di più, però siamo felici perché abbiamo una partecipazione che viene dall'Abruzzo, dalla Sicilia oggi, da Roma addirittura, e dalla Campania, dalla Calabria, segno che c'è questa ferma volontà di tutti di costituire una forza politica seria. Non dimentichiamo che il Nord ci ha regalato di tutto, tutti i partiti nazionali hanno testa ai politici del Nord, è uno dei motivi del fallimento di tutte le politiche per il Sud. Non dimentichiamo che ci hanno regalato la Lega, che ci hanno regalato Beppe Grillo, perché proprio perché per l'assenza sul territorio di una forza politica che rappresenti il Sud. Ora ci saremo noi. Ecco, per concludere questa nostra prima chiacchierata, le tappe. Ho appreso che il 30 novembre ci sarà proprio il momento costitutivo a Marsala, una location, una città significativa storicamente, e poi si parte. Sì, infatti noi abbiamo pensato di ripartire dalla città di Marsala, che ricorda lo sbarco di Garibaldi e quindi ricorda anche l'inizio di tutti i nostri guai, perché la storia che ci è stata cancellata parla di un territorio preunitario che era alla fame e in preda a un casato, quello dei Borboni, che era arrogante e toglieva la vita agli stessi abitanti. Così non è esattamente il contrario, e siccome sino al 1860 noi siamo stati forti, una potenza commerciale, una potenza riconosciuta a livello europeo e mondiale, bene, adesso proprio da Marsala noi diamo un segnale forte di rinascita e di rivincita, ma soprattutto di una programmazione politica per il Sud, programmazione politica, proposta politica che manca al Sud da 160 anni e che noi dovremmo imporre. Le idee ci sono e questo convegno comincerà a tracciarle.